parte dal balcone. No, io sono 5 anni che non posso uscire sul balcone di casa mia, però insomma oggi c'eravate voi a proteggervi sotto e quindi è stato veramente un sospiro, un respiro di libertà che ho potuto fare grazie a queste straordinarie persone. Infatti poi la manifestazione è proprio in questo giorno in cui la famosa cosa di spada rimarranno in carcere. Esatto, è proprio di ieri la notizia che la Cassazione ha stabilito essere delle persone pericolose e che quindi devono rimanere in carcere respingendo le richieste dei loro legali per farli uscire. Quindi insomma sono stati riconosciuti finalmente per quello che sono. Per la prima volta poi gli spada lo stanno mafioso. Esatto, è la prima volta che gli contestano 416 bis, molti di loro sono al 41 bis e 8 dei 16 che ieri si sono visti respingere la libertà sono quelli che hanno minacciato me e i miei bambini. Meglio di così, grazie. Grazie. Andiamo? Andiamo, passiamo. Ma è una commerciante che ha rialzato la testa, eh? Si è ribellata ai clan, eh? Ha detto basta alla mafia lei. E noi come giornale siamo stati accanto e ha riavuto il bar. Forza. Quindi non è impossibile vincere queste persone. E tra l'altro mi hanno chiesto se io l'avevo chiuso e io ho detto vado sempre avanti con la.